Allora, che lavoro hai da farmi fare? Prendi qua. Qua troverai l'indirizzo, il materiale e l'altra metà dei soldi l'avrai a fine lavoro. E ricorda, uno è per avvertimento, l'altro è per finirlo. Fai come se l'avessi già fatto. Avanti, vattene, Sì, infatti, non ti conviene più il discorso. Marco. Ascolta, mio fratello se n'è appena andato, volendo posso darci l'appuntamento. Va bene, aspetto la tua chiamata. Oh, Oh, Martì. Lu. Notizie di Ale. No, tuo fratello è qua con me, tranquillo. Dov'è? No, a casa di un suo amico qua, qualche giorno è stato lui perché non so. Devo aspettarlo, sta bene. Sì, vabbè, tranquillo, tra qualche giorno lui arriva a casa, come ti ho detto. Ok, dai, ciao. Oh, Salvi, chi è? Oh. ma che devo andare in un secchio con Gabbè non vali niente. Ti dici che tu non vali più niente. Sì, tu non vali più niente, tu non giuro, non vali più niente. Oh, ferma. Tranquillo, tanto sempre di qua passa. Ok. Mi piace lavare pure per rompere, oh. Martin. Che Che vuoi? Niente, fai? perché? Volevo sapere se ti potevo vedere. Perché me? Ti volevo ringraziare. E anche ti volevo chiedere un favore. Che favore? E come mai mi ringrazi dopo un bel po' di giorni? Ne ho avuto problemi, pure ho pensato all'offerta che mi hai proposto stavolta. Ne parliamo pure di presenza. Mi faccio sentire io, dai. Oh, grazie Martin.
Forza, Matti. Ciao. Parla, che vuoi? Sto passando un brutto momento, Matti. Io ho una vita che passo un brutto momento. E poi non ho mai chiesto aiuto a nessuno, anche se l'avrei fatto nessuno avrebbe dato conto. Scusa Matti, quando hai chiesto tu, io non ti ho aiutato. Scusa accettata, la verrai per me, ma solo perché ho bisogno di un aiuto. Grazie Martino, ma perché sei preoccupato? No, niente, per mio fratello. Vabbè dai, puoi andare, mi faccio sentire io. Grazie Martino. Oh Ale, tuo cugino lui mi chiamava per dirmi che io avrei chiamato a tia. Tutto sto giro non capisco, ma comunque. E entro mezz'ora ho fatto trovare sempre lo stesso posto qua. Vabbè, dammi un po' di tempo che arrivo. Vieni entro mezz'ora, se no mi fa lo stesso favore. Ma che ti resta, vieni o me? Hai sta bene? Tanto sembra fuori a nuaggio, questo appunto. Oh perciò cavagliisto con un minuto. Lo so, l'ho fatto il più velocemente possibile. Anzi mi sono pure messo un po' a correre. Minchia con papà, GPU pare. Non resti lui che ti ha sistemare, ma non fosse. Perciò, ma lui tutto va detto. Sì, anche quella cosa. L'importante è non fate sapere a mio fratello qualsiasi cosa, va bene? Comunque un agio ti facciamo questo favore. Poi tu andate a cambiare un altro favore senza soldi. Ti diamo un agio. Ora te ne voglio. Minchia di c'è, un frate che un minchia era un altro, eh. Ancora mi ci sono cucini, no? Oh ciao fra. Oh Matti. Ma rimane una cosa, ma chi le dare Gabriele per parlare di quindi che saremo a Nassabino? Sì, c'è una ghiera. Ah, vuoi? No. Vai, ok. Però non sei giapponese, non sto dicendo. Che bollite? Ma Salvino non è ancora dei vostri, o sbaglio? Infatti sbaglio. Lo sai qual è il bello? Che in giro non si sa più che Salvino non è più della tua comitiva. Quindi quando prende legnate si fa dire in giro che la tua comitiva le prende. Minchia però ha ragione. Aspetta, va, aspetta. Ma basta dire che Salvino non è più nostra comitiva, e si risolve il problema. Oh dai, ti vieni, dai. Minchia fra, pigliamo il culo più diretto ora. Perché? Perché ora se Gabriele va a dire in giro che non è più con loro, Salvino li piglia di tutti. Boh, non so ci finire. Vabbè dai, però ho già finito un po'. Cioè, oh, vero. Ciao fra. Oh, le sa. Oh dimmi Matteo. Mo da Venus Solaris. Sì sì, sto venendo. Dammi 5 minuti, eh. Ciao. Ciao. Stai venendo? Ciao. Matteo Alessandro Cai. A posto. Oh piccio, che devo fare qua? Un parrucchiere Cai, piace in tempo. Ciao. Ciao. Abbiamo una chiave sua. Ma vorrei bene, se sta cangiando, sta bene. Comunque, facciamo veloce. Tempo che ci vuole. Va bene, sì, dai, so come funziona.
Comunque, questo mi importa, eh. Oh, Marco. A posto? Sto bene, ma che riguardo? Fatto piacere che mi hai chiamato per il lavoro, anzi ce n'è uno per te. Va bene, però posso lavorare una cosa, mio fratello non deve sapere niente. Anzi, nessuno deve sapere niente, ti solo permette questa cosa, va bene? Tranquillo, però anche quello che mi ha dato il lavoro, mi ha dato il lavoro l'altro prima. Cosa firma? Cioè, avessimo a firmare, tipo. Computo, chi ha? Non è tranquillo, ma no, poi dai. Va bene. Ma dove dobbiamo fare la sua foto? Andiamo. Ma Marco, perché questo posto? Questo posto è perfetto. Perché? Io l'aspetto qua. Tu invece ti fai trovare lì. Così che quando ti vede non ha più ora dell'uscita. E quindi ti dirige più. Lì dopo. Vai, vai, vai. È vero. E quindi dobbiamo finirlo qua? Sì. Vabbè, so come funziona. Ma che sai, che sai. Vabbè, mi capisco, qua dai. Poi vedi. Ma quando andiamo a fare questa cosa? Vediamo, un giorno di questo. Ci organizziamo per fare questa cosa. Vabbè dai. No. Facciamo andare un'altra volta, devo andare a... Ok. Viccio, mio cuore viene a parlare. Tu mi sei chiedo da bravo. Oh, grazie Viccio, veramente dico, mi sento molto meglio. A proposito di grazie, a tuo frate già ci detto cosa ci hai mandato. Zocco, sono dei medicinali per i veneni che ti hanno messo. Medicinali? Non gli ne sai che facci che facisti. No. Ma di una cosa, come mai si scanda così sta qua di te? Hai visto che faccio scanda da cadea? Sì, ma come mai ho questa paura? Cioè, i diritti proprio... Puoi vedere, no. Va bene, però frate, di una cosa importante. C'è un problema. Io non voglio che mi fate fare queste cose, visto? Cioè, fai in modo che non lo sapete niente, cioè, se non sono io tu, giusto? Tranquillo, però. Vabbè, sai c'è quel problema che certi come moltissimi piglio come esempio e poi fai certe cose, capisci? Non voglio che piglia sta sciata, voglio che fa una vita tranquilla, già che comincia a avere problemi, non c'è con chi sono sbagliati, capisci? Con me devi stare tranquillo. Vabbè, no. Grazie per me. No, è più una cosa. Vabbè dai, io sto andando, perciò. Grazie ancora. Compa, ma sicuro che ci guadagniamo? Certo, solo un po' che non va a fare. Alessà, ma ti sei fatto la barba? Adesso minchia, adesso non sei più il barbone inutile che si guarda il televisore, sei l'inutile che si guarda il televisore. Non c'è niente più, ma se non c'è nuovo. Ma hai fatto 2 settimane invece? Mangiato come un porco, più grosso di vero. Che bastardo esse. Comunque a posto? Sì. Ma passa del tempo. Si domanda così. Vabbè, un po' con amici. Un po' con i vicoli, più mignolo. Oh, ciao! Oh, ma qua, ma io non ti piace a te, ma qua? Non ti piace a te, oh! Niente! E ora? Che ce l'ho in gola.
Oh, me ci finisci, già sì. No, ha ammazzato un po' il tempo. Comunque mi metto i dati questo. A me adesso, sono curioso cosa c'è dentro. Già dato. Non mi interessa. Per di questo non salato. Vabbè, già la credo di tu quelli che. Comunque dai, è stata una bella cagata, ho mangiato con un po'. Questa è di ninja, ti piace fare 2 contro 1. Perché sei stato 2 contro 1? No! Zio, vedi so cosa vuol dire 2 contro 1. Amore, basta. Appena tu tocchi uno sardino, prendi una mela, te la inficco in bocca, piglio un vaso di un filo in culo, ti metto sotto fuoco, comincia a girarti e ti sciamo tutta sciacca. Amoni, amoni, picciò. Un attimo, Franco, dove? Cosa sta arrivando? Oh, bravo. Oh, perciò, per i prossimi lavori vi faccio sapere io. Oh, vabbè, no. Ciao, bravo. Ciao, mi raccomando. Ciao, mamma. Ciao, ciao. Ciao. Ale, Matteo mentre mi ha dato i medicinali mi ha detto di dirti che non basta una tagliata di capelli e 4 medicinali per renderlo un favore per come si deve. Quindi in più mi ha dato un'informazione, ovvero che è stato Marco a dire a Gabriele che sei stato tu a togliergli lo spacciatore. Buona fortuna, Ale. Che schifo. Ho capito com'è andata. Oh, Gabriel. Oh, Marco. Ascolta, ti ricorda qualcosa il tuo ex spacciatore? Dimmi. Il suo nome è Alessandro, fratello di Martino. Quello grosso. Come, Ale? Sì, sì, non ti ho detto niente, mi raccomando. Grazie, Marco, sei un amico. Pronto? Ascolta, sei tu che cerchi Alessandro? Sì. Vediamoci. Ti dirò dov'è. Madonna, grazie. Grazie, va. Sì, sì, grazie. Ti devo un favore, ok? As a boy, I was a fool. But now I'm grown and I long to be a fool once more. This is a reminder of all the things I thought I knew when I was younger. This is a reminder of all the things I said I'd do when I was stronger. This is a reminder of all the times I struggled through when I would falter. This is a reminder of all the lies I told myself when I was softer. This is a reminder. Cazzo di marmellata. Io non ci puoi ritornare. Dai, dai, alzati un pochettino, dai. Ma che cazzo è stato? Non lo so.
Oh Martin. Notizie di Ale? No, tuo fratello è qua con me, tranquillo. Dov'è? No, a casa di un suo amico qua, e qualche giorno sta da lui perché non so. Devo aspettarlo, sta bene. Sì, vabbè, tranquillo, tra qualche giorno lui arriva a casa, come ti ho detto. Va bene, dai, ciao Martin, ho fretta, sì, ciao. Ora io faccio una cosa, io ora chiamo Matteo e quando lui ti chiama ci devi andare subito. Va bene, ce la fai ad alzarti? Giusto, però. Dai. Vieni qua. Come cazzo hanno fatto? Beh, adesso è arrivata anche la mia ora di cambiare. Il lavoro l'ho finito, dove sono i soldi? I soldi li trovi allo stesso luogo e troverai anche qualcos'altro. E la mancia? Nessuna mancia, sono indicazioni per un nuovo lavoro. Persona diversa, stessi tempi. Vabbè.